Ciao ragazzi, oggi come avevamo promesso iniziamo a fare consigli per gli acquisti. Parliamo di uno di quei monopattini che vengono venduti come low cost. Cerchiamo di capire un pochino come sceglierli e perché la scelta sbagliata può portare a delle conseguenze. Buon viaggio! Bologna. E poi siamo partiti anche tardi. Se fossimo partiti per pranzo, una lasagnetta o un tortellino me lo sarei fatto volentieri. Allora il viaggio è finito, adesso raggiungiamo Domenico e ci facciamo due chiacchiere. Eccoci ragazzi, oggi ringraziamo Domenico che ha deciso di offrirci un po' del suo tempo per approfondire il discorso cosa acquistare, come acquistare e perché acquistare una cosa. Ciao Domenico! Allora? Bene, dai! Dunque, ciao a tutti ragazzi, ci troviamo qui oggi con il nostro caro amico Mister Neretto per fare un video testimonianza di quello che mi è accaduto. Con un monopattino molto conosciuto in rete, anche grazie all'ausilio di un famoso youtuber che tutti conosciamo. Che poi dopo ho visto sul club del monopattino, è praticamente il 60-65% degli acquisti vengono fatti in seguito ad una recensione fatta da youtuber e buttata su YouTube, insomma. Sì, è abbastanza normale, anche perché quando non conosci un prodotto magari ti affidi a chi con il suo tempo lo prova, lo testa, magari affronta anche l'acquisto, magari gli viene regalato, va bene? No. No, io ho acquistato purtroppo. Ok. Allora, partiamo un attimino dalle origini, dagli albori. Te ti sei avvicinato al mondo dei monopattini perché? Ma principalmente perché lo vedo come un mezzo di trasporto, sia per fare l'ultimo miglio che per coprire anche delle distanze maggiori, molto comodo, pratico, insomma, al passo coi tempi è anche molto carino da vedere, sì. Siamo sempre di più a usarlo. La famiglia si allarga sempre. Sì. Quindi ti sei avvicinato per la prima volta comunque a un negozio fisico. A un negozio fisico, e con scontrino, garanzia, vabbè, tutti i discorsi del caso. E dopodiché ho visto che poteva fare al mio caso. Quanto tempo è passato? Cioè dal primo acquisto al secondo, che adesso arriviamo. Il primo acquisto l'ho usato. Ci ho fatto 260 km, direi che l'ho usato per un mesetto circa. E così, ti dicevo, ho pensato di fare il salto di qualità e di comprare appunto l'Airlag. Faccio un inciso, questa non vuole essere una recensione, non vuole essere un denigrare oppure un parlar male di un mezzo nello specifico, ma secondo me questa esperienza ci deve far ragionare sul cosa andiamo ad acquistare. Ok, fidiamoci dei vari recensori, però secondo me farsi un giro nei vari gruppi non è possibile non informarsi, perché i vari Facebook, Telegram, poi anche incontrare le persone per strada ci portano a sentire che cosa ne pensano di un determinato mezzo. Perché fare un acquisto consapevole è una cosa che deve essere alla base. Assolutamente, io ho fatto l'inverso, perché prima ho acquistato e dopo mi sono iscritto ai vari gruppi Telegram in cui insomma si parlava molto male dell'articolo, ma ormai l'avevo ordinato, mi stavo arrivando dalla Cina. Mi ricordo che il mio Airlang è arrivato giorno 3 di febbraio e giorno 7, dopo 4 giorni l'altro. Allora ti dicevo, dopo 4 giorni di utilizzo scarso, perché poi l'ho usato poco in quei 4 giorni causa tempo, e forse un 50 km all'attivo, mentre che andavo sul dritto, sul più bello, mi si è spezzato il manubrio e sono volato a faccia a terra. Infatti ne porto ancora i segni, sono solo 20 giorni, sono già abbastanza guarito, però insomma ho avuto un trauma cranio facciale abbastanza antipatico. Sì, arrivavo da lì, sì, senza troppe pretese, ho fatto questo tratto qui, avrò fatto 15-20 all'ora, non lo so, da lì a qui partendo da zero. Poi sono arrivato qui e mi si è spezzato il manubrio e sono volato con la faccia per terra sbattendola qui, e sicuramente sono rimasto penso 10 minuti svenuto.
perché poi mi hanno soccorso e mi ricordo che mi tiravano su dalle braccia e vedevo il mio monopattino lì, più o meno lì, adesso non mi ricordo. Quando sono arrivato a terra sono svenuto, dopo mi hanno soccorso e mi ricordo di aver detto: ragazzi, gentilmente, se il monopattino me lo portate a casa. Cosa che forse hanno confuso casa, l'hanno portato a casa loro, quello non lo so. Fatto sta che mi hanno anche rubato il monopattino, oppure qualcuno l'ha visto abbandonato e l'ha preso, quello non lo so. Morale della favola, sì, mi è sparito anche il monopattino. Comunque vi lasciamo il box aperto sotto, se qualcuno, giustamente per fare un favore, sbaglio, l'avesse visto, l'ha preso, no no vabbè, magari qualcuno che ci sta vedendo lo ha preso, lo può riportare al bar che c'è qua davanti, perché io sono quasi certo che uno non si possa accanire, cioè uno casca e in più gli fregano anche il, poi per giunta rotto, il, quindi il monopattino, cioè un gesto, no veramente. No, non voglio credere che siamo arrivati a questi livelli. Sicuramente qualcuno lo sta tenendo in custodia, esatto, per l'occasione di restituirmelo, esatto, lo ringrazierei, esatto, tanto, gli stringo la mano, gli offro un caffè. Se una cosa costa poco, un motivo c'è. Ma cosa ti ha attirato dell'Airline? Cioè, perché sei arrivato a dire ok, prendo questo, a prescindere dal fatto che lo youtuber te l'aveva venduto bene? No, cosa ti ha... il progetto dell'Airline, secondo me, è stato realizzato male, nel senso, a parte, come dicevo prima, con i materiali scarsi, ma anche con delle soluzioni tecniche sbagliate. Però di base l'insieme del progetto era bello, perché aveva le ruote a 10 pollici, era biammortizzato, doppio, esatto, freno a disco, la pedana bella larga, batteria? La batteria che garantiva un 40-50 km di autonomia. Da quanti ampere era, te lo ricordi? 17 qualcosa, credo. Mi sembra che a me 17,5. Cioè, teniamo conto che una batteria di quelle dimensioni lì costa abbastanza, forse più della metà del monopattino. Le caratteristiche tecniche ti affascinano e dici wow, a quel prezzo prendiamolo. Quando vai a vedere un competitor magari costa anche il doppio, se non di più. Un motivo, sì, c'è, poi dopo insomma ognuno valuta, e quindi dice, grazie a queste caratteristiche ho detto facciamo il salto di qualità. Ho fatto solo un salto però, con la faccia per terra. Il trucco, dov'è il trucco? Siamo lucidi. Va bene, dai, Domenico, tiriamo un attimo la conclusione. Che fai allora? Ah, allora rimonto sul monopattino prima possibile. Certo, guarda, se vuoi. Cioè, ah no, eccolo qua. Eccolo qua. C'è un bel mantis a disposizione. Ragazzi, quando spendete i soldi, informatevi bene, perché poi dopo potrebbe essere un problema. Sì, è anche grosso. Ciao, alla prossima. Buon monopattino a tutti.